La disobbedienza adesso che ormai i giochi sono fatti, diciamo, è praticamente, secondo me, l'unica possibilità che rimanga al singolo individuo per orientarsi nella propria epoca. Questa storiaccia del 2012, no? Come capita regolarmente con le cose di cui parlano tutti, c'è una gran parte di non verità, no? È facile, quando tutti parlano di una certa cosa vuol dire che quella cosa non è utile, oppure è stata manipolata, no? E c'è anche una buona parte di verità. La parte di verità che vedo io in questa vicenda del 2012, indipendentemente dai testi, ma io non conosco assolutamente perché non so la lingua, è che il 2012 è una fase che capita molto spesso nelle civiltà, nella storia delle civiltà, in modo più o meno clamoroso. La volta scorsa è capitato nel 39, no? Nel 39. Tutto un mondo ben strutturato, che sembrava destinato a durare tanto, tra l'altro, un abilissimo Hitler, un furbissimo Mussolini, una pigrissima Inghilterra e l'America là in fondo non faceva niente e la Russia misteriosa, tutto un tratto sono cambiate di colpo. E chi ha capito il cambiamento e l'ha utilizzato è entrato in un periodo molto migliore, tipo l'America, e in parte anche la Russia, e chi il cambiamento non l'ha capito è rimasto travolto, Germania e Italia per esempio. Un'altra volta precedente è stata nel 1796, quando c'era questo giovanotto, Napoleone, che era troppo giovane per fare il generale, aveva 25-26 anni, tutti i suoi colleghi generali, gran parte erano coetanei suoi, è arrivato in Italia e, sorprendendo tutti quanti, ha cominciato a battere uno dopo l'altro eserciti fortissimi. L'esercito austriaco, l'esercito russo, poi la diplomazia inglese potentissima, la travolta. E lì si è verificato un cambiamento impressionante che è durato una decina d'anni, che ha sconvolto completamente l'Europa. Totalmente. Di quello che c'era prima non è rimasto niente. E di quello che è stato dopo ha dovuto ingessare tutto, ecco, per un bel pezzo per rimettere un po'. Per riprendere e riacquistare un po' il controllo della situazione. Capita spesso che ci siano delle fasi di cambiamento così brusco che a voler dire in modo grossolano sembrano che non sono dei fini di un mondo, vari fini di un mondo, non del mondo, questo è l'equivoco principale. Uno si aspetta che il 2012, in modo così irrazionale, sia la fine del mondo, no? E invece è la fine di un mondo. Che capita, ripeto, di frequente. Più che fine si può dire crollo. Intendendo per mondo non la realtà geografica, geologica, biologica, ma proprio quello che dice la parola, cioè mondo in latino vuol dire sistema, cosa ordinata, come cosmo in greco. Non è la realtà, è un sistema. Sistema a un certo punto crolla. Ci sono dei crolli anche parziali, per esempio io ho visto un crollo di questo tipo nei primissimi anni 80 in Russia. In Russia fino agli anni 70 il regime sovietico sembrava un dinosauro totalmente sfigabile, fuori tempo proprio, quindi un dinosauro vivo, no? Ecco. Però in ottima salute, va benissimo. Ed era per qualsiasi sovietico, salvo pochissimi, negli anni 70 pochissimi, era ovvio, evidente, indiscutibile che sarebbe stato così per sempre, che la Russia sarebbe durata per sempre. Non c'era nessuno sovietico che era sfiorato dal dubbio, neanche io. Di punto in bianco, quello che era evidentissimo, ma che nessuno vedeva, cioè la vecchiezza dei leader, la corruzione del governo, la sensazione insopportabile fisica
fisica della vita sovietica, il calo vertiginoso dell'aspettativa di vita dei russi, che ancora adesso hanno, i maschi russi hanno un'aspettativa di vita come alcuni stati africani in difficoltà, è 54 anni, 56 anni, mentre lo so, in tutta Europa è sopra i 70, no? In Russia, pur essendo occidente, le donne hanno un'aspettativa di vita sui 75 e gli uomini sui 54, pochissimo, no? E allora era ancora più disperante. Tutto un tratto si sono accorti che questa situazione era marcia e stava per crollare. Troppo tardi se ne sono accorti, perché stava già crollando. Lì c'è stato un piccolo 2012 intorno al 1981-82 è cominciato. Poi con Gorbaciov è crollato tutto quanto. Insomma. È stata una bellissima lezione quella, tra l'altro, perché ha fatto vedere che cosa si fa nei 2012, che cosa deve fare. Quello che scrive di solito sul 2012 è un po' troppo, secondo me, autoritario, risponde un po' all'idea autoritaria della cultura, cioè un po' come quando uno legge l'oroscopo, no? Dice, adesso è entrato, non so, cioè c'è Giove contro, allora non puoi fare le cose, vabbè, così. Ecco, il 2012, della letteratura sul 2012, sì, ecco, arriva il 2012, allora crolla tutto. Perché? Perché hanno detto i Maya. Autorità irrazionale, non puoi neanche lamentarti perché sono scomparsi nel 1500, non puoi scrivere cari Maya, no? E questa irrazionalità qui è tipica delle situazioni autoritarie, no? Perché dire nel 2012 capita questa roba, oppure è entrato Giove in posizione difficile e quindi devi adattarti, è un modo di ragionare che si allinea perfettamente con la società autoritaria. Per esempio, questo è il tuo capo di Stato e ti devi rassegnare. È molto evidente nell'astrologia. Nell'astrologia è il potentissimo Giove è contro. Tu adattati e trai vantaggio da questo. È un linguaggio per chi ci crede. Nella società normale è il capo di Stato è terribile, tu adattati e trai vantaggio da questo. E questo è molto brutto, perché vuol dire fai il servo. Invece è molto bello, al contrario, molto bello, nelle fasi di cambiamento come questa, che è potentissima, evidentissima tra l'altro, è molto bello dire qui qualcosa di sicuro sta crollando, è un sistema che non può andare. E si vede che segna proprio tutte le crepe lungo la diga. Quello che è interessante è cosa facciamo dopo, cioè come ci si organizza per il dopo. Questo ormai è andato. Se una persona vuole o negare questa evidenza o restare attaccato a questo sistema, mi ricordo tantissimo i miei connazionali russi che quando stava crollando tutto in Russia dicevano: ma noi siamo ancora sovietici. No? E non stavano pensando a modi di trasformarsi, di cambiare, di crescere, ma stavano dicendo è sempre andato così, non può andare in un altro modo, che è un ragionamento molto sbagliato, è come dire lui fino adesso non è morto, quindi non morirà mai. Invece può darsi che succeda a un certo punto, anche se è una novità. Allora, posto che sia che questa fase in cui viviamo adesso, questi prossimi 5-6 anni siano come il 1796, come il 39, non nel senso che ci sarà una guerra o una polvere, nel senso che crolleranno un sacco di cose, che si fa dal punto di vista individuale? Perché nei momenti di crollo l'unica cosa che conta è l'individuo, è il bello dei momenti di crollo. Nei momenti in cui tutto va bene conta la collettività e uno deve adeguarsi agli altri, fa questa esperienza. Per qualcuno è piacevole, per qualcun altro è spaventoso. Nei momenti di grave crisi, la parte bella dei momenti di crisi è che il singolo individuo, l'individuo libero che ha coscienza di sé, diventa importantissimo. Attualmente, il modo migliore, secondo me, per affrontare questi cambiamenti è essere il più individui possibile. Non è facile. Noi siamo abituati
da tanti secoli a pensare in base a una collettività. Dicono che l'inconscio collettivo sia brutto, il conscio collettivo che ti rovina la vita. Perché il conscio collettivo vuol dire io non so più cosa mi piace e cosa non mi piace, perché non mi conosco, non so più chi sono. Io so cosa devo dire che mi piace e cosa devo dire che non mi piace. E magari io mi ribello e so che devo dire quella roba lì, allora ne dico un'altra diversa. Però ribellandomi sto agendo in base al devo, sempre in base agli altri, anche se li rifiuto, non in base a me. Indignarsi, per esempio, adesso negli Stati Uniti, che c'è una politica del profitto che favorisce le banche, nel 2011, vuol dire che 3-4 anni fa questi qua dov'erano? Si arrabbiano adesso. È come uno che pesa 120 kg che si diventa un indignato contro la bilancia, perché dice, ma guarda questo qua. No? Poi magari pensa, ci può essere l'indignato, dice, la bilancia è da cambiare. No? Quello più profondo dice, no, in realtà la bilancia stai solo indicando che sono ingrassato. Allora sono indignato contro di me. Ma perché ti indigni adesso? Dov'eri quando pesavi 70 kg? Quindi 50 kg, chi li ha fatti? Indignarsi così adesso è una reazione quasi, quasi isterica di fronte alla sensazione di crollo, che è sentita però per adesso ancora a livello di insetto, tipo ragno, il ragno che sente qualche ora prima che arriva il temporale entra nel buco, che sente che cambia l'aria. No? Ecco, ci sono dei sensori nella nostra psiche che hanno sentito chiaramente che tra un po' qualcosa, che cosa però? Non si sa tra qualcosa però. Allora adesso la reazione è come dire, l'indignato dice, non sono responsabile io sono quello che mi sono arrabbiato, segnatevelo. L'ha presa molto sul serio la cosa secondo me, ed è inutile indignarsi perché il potere cambia. Quando mai è successo una cosa che il potere ha dato retta alla gente? È utile vedere cosa mi dice la mia intuizione, la mia sensazione, il mio sentimento su quello che posso fare io adesso e che soprattutto che potrò fare dopo. Come voglio che il mondo sia dopo? E questo diventa interessantissimo. Per riuscire a sapere come io voglio che il mondo sia dopo, come me lo sogno, bisogna ritrovare questo io qui. Per ritrovare questo io qui bisogna staccarlo dal noi, dal soggetto collettivo. Per staccarlo dal soggetto collettivo bisogna essere disobbedienti. Disobbedienti però non nel senso che tu mi dici fare questo e non lo faccio, nel senso che per obbedire io devo seguire questi schemi di pensiero e non voglio seguirli. Io comincio a ragionare con la mia testa. È difficilissimo. Ragionare significa porsi delle domande e rispondere. Purtroppo la maggior parte delle domande che uno comincia a porsi sono ancora le domande del soggetto collettivo, che non sono utili. E invece le domande che deve imparare a porsi sono le domande sue, quelle che vuole sapere lui. E ci sono delle belle sorprese di solito. Quando un io comincia a farsi delle domande, non sono neanche importanti le risposte, perché il vero coraggio sta nella domanda, nell'osare chiedersi, nell'osare dire non ho capito questa cosa, non mi tornano i conti. Cosa vuol dire una roba lì che nessuno me l'ha spiegato? Questo è il coraggio. Quando uno si pone la domanda, così, da io, per quello che è la mia esperienza, che però non riguarda solo me, ma che tantissime persone hanno visto in questo periodo, quando uno si pone una domanda di questo tipo, il bello è che la risposta arriva da sé. Basta aspettarla. Non tanto, basta aspettarla e non incalzarla. Arriva nei modi più strani, arriva perché ti capiti davanti a un certo libro,
arriva perché senti due che stanno parlando in autobus di quell'argomento lì, oppure perché fai un sogno, però ti arriva la risposta. Come se qualcuno ti sentisse, e questo qualcuno non è che sia qualcun altro, tipo angeli, eccetera. È quell'io molto grande che ognuno ha dentro di sé, che però ci si arriva solamente essendo se stessi. Per cui tutte queste tecniche di disobbedienza a cui adesso mi sto interessando, tra virgolette di disobbedienza, mirano proprio a questo. E lo scopo è, adesso che tra un po' non ci sarà proprio ben niente a cui obbedire, non sarà meglio portarsi già, in avanti, già un po' avanti e cominciare a pensare con la testa invece che doverlo fare all'improvviso senza sapere come si fa? Un conto è farsi operare l'appendicite quando tutto va bene, magari un po' infiammato. Un conto è con peritonite integrale, no? Un conto è vedere una carie prima, e un conto quando fa l'opera male. Prima che ci sia sto crollo, pensare a queste cose. C'è uno scrittore russo-americano che ha parlato di queste cose con una incredibile precisione. Negli anni 40 e negli anni 80. Ha scritto un ciclo di diversi romanzi, si chiama Asimov. E questo Asimov dice il grande impero che comprendeva galassie stava crollando, ma nessuno se ne accorgeva. Salvo alcuni. E questi alcuni cosa hanno fatto? Non sapendo che sarebbe stato inutile fermare il crollo di un impero così grande, hanno cominciato a fare su un pianeta alcune cose. E lì a raccogliere tutta l'esperienza di prima e a progettare una società migliore su quel pianeta lì. Non per cambiare questo, ma per costruirne una, che è inutile, per costruirne una dopo, bella, molto bella, il più possibile, possibilmente diversa da questa. È uno strano scrittore, Asimov, veramente uno strano scrittore, perché aveva sicuramente dei livelli di informazione particolari, perché nello stesso periodo, il capo del KGB russo, Andropov, stava facendo in assoluto segreto quello che Asimov descrive. Andropov, negli anni 50-60, si era accorto semplicemente che l'impero russo sarebbe crollato inevitabilmente. Ha fatto i suoi calcoli. Ha visto che non c'era possibilità e che non c'era neanche nessuna speranza. Perché un paese che dice io sono un paese comunista e in realtà va verso il nazismo di mese in mese e supera anche il nazismo per atrocità, non aveva nessuna speranza di durare. Poi finivano le risorse. Andropov allora si è accorto che dirigeva il KGB, che era come dire i carabinieri, no? Non era molto stimati negli anni 60 per niente, e ha pensato questi crollano, il governo, lo Stato, la struttura dello Stato crolla. Salvarla è impossibile, allora cosa facciamo? Noi prepariamo un edificio a parte che resiste. E ha fatto quello che diceva Asimov praticamente, solo che invece di farlo su un altro pianeta l'ha fatto in una struttura dello Stato. Poi il crollo è venuto, e l'unica cosa che è rimasta in piedi è stata proprio il KGB, cioè quello che Andropov era riuscito a ricostruire. Non per niente Putin è un colonnello del KGB, non è un generale, è un colonnello. Quindi non è il dittatore, è l'espressione visiva di una struttura che dietro di lui è rimasta solidissima. Ed è molto interessante, tra l'altro, come l'ha fatta, perché i nuovi ricchi russi cosiddetti, no? E tutto quanto orchestrato, cioè proprio sembra una partita di scacchi gigantesca, sono dei processi sociali avviati in quel periodo, perfettamente progettati, di diffusione di un nuovo sistema dell'alto, di ricchezza, in modo che fosse per tenere su un popolo mentre lo Stato crolla. Lì, certo, naturalmente non era una figura totalmente illuminata, troppo, non è che fosse proprio un'anima candida, però questo è un fatto suo. Se noi abbiamo questa prospettiva, innanzitutto è entusiasmante avere una prospettiva del genere, e poi soprattutto poi fa benissimo la mente pensare
in termini di possibilità future ma vicine, cosa voglio fare da grande, no? Qui diventa cosa voglio fare dopo. No? E la gente non ha ancora il concetto di dopo, invece è bello avere il concetto di dopo, non è dopo quando, perché ha paura di dire dopo quando, dopo quando questo non c'è più, non c'è più. La cosa interessante del pensare, del progettare, è che nessuno ha ragione. È come il brainstorming. Il brainstorming è una bellissima tecnica che uno può fare, fa 10 minuti di brainstorming, non un problema, poi ci sta lì a pensare, per 10 minuti fai il brainstorming, 5 anzi, perché 10 sono tanti, 5 minuti. Brainstorming vuol dire, l'importante è che io scriva su questo foglio il maggior numero di idee possibili. Non importa buone, cattive, più sono meglio è. E devo farle senza criticarle. Tanto non mica firmo niente, sto solo mettendo idee, anche pazzesche. Non ne scrivo tantissime, senza giudicare, senza giudicarle, senza dire no, questo è stupido. No, metti. Perché non sai ancora se è stupido. Perché quello che decide se è intelligente o stupido è ancora la tua razionalità piccola. E il futuro può darsi che non obbedisca la tua razionalità, e può darsi che nelle cose che ti sembrano irrazionali ci sia invece la parte interessante, la parte, la salvezza, proprio la via migliore. Adesso, quante più ipotesi vengono in mente, tanto meglio è. Tra l'altro, questa situazione di crollo fine, questo 2012, diciamo, tra virgolette, tante virgolette, è antica come cosa. Per esempio, l'arca di Noè, no? Che, vabbè, è tradotta male, però il racconto dell'arca di Noè, così com'è, è una descrizione su come si affronta il crollo di un mondo. Mosè, che a un certo punto dice a questa popolazione sparsa che non si chiamavano ancora ebrei, dice: andiamo via. Naturalmente questi gironi della cerimonia, meglio di così al mondo non c'è altro, dice no, andiamo via. E gli mette in mente la terra promessa, è ancora un 2012. E poi c'è l'episodio proprio che è chiarissimo davanti a tutti, che però è talmente chiaro che non si vede, perché non si collegano. Nel primo secolo dopo Cristo qualcuno ha cominciato a pensare questo impero romano crolla, e questo qualcuno, per esempio in Palestina, erano due elementi forti, i due leader, Giovanni Battista e Gesù. Poi nella tradizione si dice Gesù diceva che sarebbe arrivato la fine del mondo, eccetera eccetera, poi in realtà non è vero. Ma Gesù non dice questo, dice: questo sistema che vedete crollerà e non resterà pietra su pietra che non sia diroccata. È vero. È vero. Pochi anni dopo la morte di Gesù, Gerusalemme, non c'era una pietra sull'altra che non fosse rotta, aperta e distrutta. E non tanto tempo dopo, cioè diciamo 5 generazioni dopo, l'impero romano era in completo disfacimento. E c'erano queste due voci, Giovanni Battista e Gesù. Giovanni Battista era legato a queste comunità molto 2012iste, tipo gli Esseni e così via, che dicevano: bisogna fare la comune, chi si mette da parte, stiamo per conto nostro, gli altri vanno a quel paese, ci chiudiamo qui, formiamo un nostro soggetto collettivo piccolo e qui, secondo me, noi riusciamo. Invece Gesù aveva un'altra idea, che era: non occorre fare il soggetto collettivo piccolo, formare un gruppo, occorre dentro essere totalmente svincolati da tutto quello che può essere il crollo. Occorre mettersi a riparo dentro. Sono due punti di vista. A me piace di più il secondo, però il primo è andato benissimo. Poi quella volta lì, tra l'altro, con Gesù e San Paolo, soprattutto dopo, lì ha funzionato molto bene il modello di Andropov, perché Andropov ha fatto il suo stato post-sovietico,
E quando l'impero romano è crollato, proprio in pezzi, non c'è rimasto niente. Roma è passata da una città popolosissima a un piccolo comune di rovine abitato da 15.000 persone. Quando tutto questo è crollato, è rimasta sulla chiesa, che è un progetto di città diversa. Non che fosse anche quella una roba eccezionale, cioè non è che bello la chiesa, eccetera. Non è, tutte le religioni sono religioni. Cioè, religione vuol dire che ti lega, no? E quindi io preferirei stare nella larga. Però è riuscita bene quella volta lì. È riuscita molto bene. È crollata tutta quanta una struttura e si è ristretta una struttura intera, che prima non si vedeva. Certo, se questo ragionamento è giusto, ci sono anche alcune scelte professionali ed esistenziali da fare. Perché se uno, per esempio, proprio adesso commette l'errore, secondo me è gravissimo, di cercare l'approvazione di questo tipo di mondo, non è se stesso e non ci guadagna niente. Ma chi se la sente? Mica è facile dire, vabbè, non mi interessa l'approvazione della gente. Bisogna essere, cioè, devi fare lo studioso, no? Allora se fai lo studioso, dici no, è un lavoro lungo, quindi non mi interessa l'approvazione della gente, mi interessa il risultato che raggiungo per via del lavoro. Solo che se uno non fa lo studioso, che ha tutti gli amici che dicono, ma dai, perché ti comporti diverso? Stai sempre lì su quella collina a costruirti sto grande barcone. Vieni con noi, lascio perdere, non per io così. Non penso che però ci sarà qualche cataclisma politico, geologico, non penso proprio. Non più di prima. Questa teoria, che ha tanti detrattori. Che ha tanti sostenitori e ha tanti detrattori. È una bella teoria. Cioè, sicuro, la teoria non è che devono essere per forza vera, eh? Certo. Devono essere utili. Devono essere utili. Una teoria vera è inutile, di solito. Perché è lì. Devi prosternarti, allora ce ne sono pochissime. La teoria deve essere utile. La teoria di Duncan è utilissima perché la teoria di Duncan dice a un certo punto queste risorse finiscono, quindi inventane altre. Secondo Duncan nel 2030 noi avremo lo stesso tipo di fabbisogno energetico del 1930 in America, cioè dopo la Grande Depressione, anzi durante il pieno della Grande Depressione, pochissimo. Naturalmente così pochissimo vuol dire che secondo Duncan l'energia per i computer non c'è più, l'energia per i telefonini non c'è più, e quindi tutto il mercato crolla di colpo. E tutta la gente, metti uno che ha tutto sul computer, che tutta la sua vita, non i suoi materiali, tutta la sua vita sul computer, rimane disoccupato. E non è che sia una prospettiva così assurda, perché, per esempio, io negli anni 70, un amico di alcuni miei amici, che poi è diventato anche nemico per un po', era tristemente legato a quel famoso KGB, però era infelice. Naturalmente io non ero comunista, assolutamente nel senso russo del termine, quindi parlare con questo era tipo chiari neri e impermeabile bianco per non farsi riconoscere. Però siccome lo straniero poteva fare pure. E questo qui era cresciuto, era stato allevato, istruito, allenato, coordinato in tutto il suo sistema di pensiero, per essere un esponente degli organi di controllo sovietici. Una bravissima persona, tra l'altro, molto brava. Non era di quelli feroci. No? Lo compativo molto perché, ovviamente, era alcolizzato, perché facendo quel lavoro lì è chiaro che non aveva tanta gioia di vivere. Non perché facesse qualcosa di atroce, ma perché doveva sempre obbedire a qualcuno sopra e farsi obbedire da qualcuno sotto, tipo una catena di montaggio, no? E questo è molto triste per una mente umana, per cui l'alcol era un buon rifugio. Però aveva in mente lucidità. Questa persona era cresciuto
per vivere in quel regime. È morto nel 84-85. Chi poteva fare? Ma non c'era posto per lui dopo, non c'era nessun posto. La stessa cosa può capitare a una persona, non dico che capiterà, secondo la teoria di Duncan, la stessa cosa potrebbe capitare a una persona che sia nato, cresciuto, allenato a pensare solo in termini di computer. Non è una morte fisica quella che rischia, come questo mio amico, però può essere un grosso periodo di vuoto mentale, lungo, molto lungo. C'è quella frase che diceva quella persona eccezionale che è morta, Steve Jobs, sì. Che dice: l'importante nella propria vita è che tu fai qualcosa che se dovessi morire domani comunque sai che è quello che dovevi fare, quello stai facendo adesso. Qui però bisognerebbe dargli un po' torto, perché è una posizione molto tumorale, perché l'importante nella vita è non pensare questo. L'importante nella vita è pensare a ogni passo, specialmente in questi periodi, che forse ho sbagliato tutto. Se io penso forse ho sbagliato tutto, io vedo 500 km più in là. Se io penso sto facendo la cosa giusta, vedo 5 metri più in là. Il problema è che il mio fisico vuole che io veda 500 km più in là. E se tu vedi solo 5 metri più in là, il tuo fisico si arrabbia, perché dice non è così che si fa. E dopo un po' comincia a protestare, fa rumore la pancia, è la letto un po' così, eccetera. Sono dei segnali. Ah, una cosa importante in media di cambiamento è stare molto bene fisicamente. Molto bene fisicamente. Questa è un'altra teoria americana, molto bella. La teoria dell'immortalità, no? Sono questi immortalisti, sono interessanti. Secondo questa teoria, la teoria è falsa, però è utile. Perché dice, forse nei prossimi 50 anni la vita umana diventerà di 600 anni. Quindi bisogna essere pronti a questo cambiamento. Non è vero, ma i cambiamenti che lui propone sono interessantissimi. Tra i vari cambiamenti che propone Kurzweil, si chiama, tra i vari cambiamenti che propone, un punto importantissimo è il benessere fisico, cioè devi stare bene. Se no bari. Se no stai barando contro te stesso. Quindi è imperativo in questo periodo. L'idea latina ottimistica, mens sana in corpore sano, non è vera, ovvio. Se tu vedi un pazzo, uno psicotico di 70 anni ne dimostra 45, sta benissimo uno psicotico. Il fisico dei pazzi, purtroppo il fisico dei pazzi, purtroppo per gli infermieri, il fisico dei pazzi è potentissimo, è la mente che è malata. Quindi si ha una mente non sana, in corpo è sano, però intanto il corpo smette la sua attenzione. Quello che io temo, ecco, per il quello che vedo come probabile nei prossimi anni, come diciamo fenomeno del crollo, che si accompagnerà, ecco, al crollo. Che il crollo ci sia dal punto di vista anche economico non c'è dubbio. Cioè, quella che si chiama politica del profitto adesso è arrivata a dei livelli assolutamente insostenibili. Cioè, il produrre per vendere basta, invece che produrre per produrre è una follia, che non può durare, perché a un certo punto non è possibile. Arriverà al punto, un po' come per il 3D, che la tecnologia fa uno sforzo immane per vendere di più, inventa qualcosa di assolutamente nuovo che non interessa a nessuno. Allora crollo. Terribile. Come pare che possa capitare sempre in 3D, per quei grandissimi investimenti, e forse non piace. Solo che ormai siamo partiti con gli investimenti, sono milioni di dollari partiti e forse non piace, e non potevi accorgerti prima.
E così capiterà poi sicuramente con i prossimi iPad, con i prossimi che faranno delle cose, o con le prossime automobili, faranno delle cose ultra avanzate che non rispondono a nessun bisogno. Si cercherà di creare questo bisogno, non ci si riuscirà, e a quel punto il crollo inevitabile, economico, sociale, politico e così via. Con in più un'altra parte del mondo che sicuramente, questo dà anche la ragione, non avrà più le risorse. Certo, l'Africa e così via, per cui sarà uno sfacelo. Sono due cose diverse, benessere fisico e apparire. Benessere fisico vuol dire uno che sta bene, non che fa fatica, non che tenta di star bene o che fa fatica per star bene, non che sta bene e basta. E che non risponde a modelli, che non fa fatica, che non ha l'ansia di adeguarsi a modelli, come è, benessere fisico come è. E con il corpo che sta benissimo, con tutta la pigrizia che occorre per star bene. Tu vai in palestra e fai delle cose che ti dice il coach. Tu fai le regole che sono nel libretto di istruzione, tu segui le regole che sono sul libretto di istruzione, ma sei sempre lì, e tu non ci sei, però stai cercando di adeguarti a un modello che non sei tu, stai seguendo le regole che non hai stabilito tu, hai degli orari a cui tu ti adatti, paghi anche, fai una fatica terribile. Quello che pensavo è che comunque, per i prossimi anni, un rischio possibile, indipendentemente da Duncan, è proprio il fatto che la mente contragga una serie di malattie. Allora, fino adesso noi sappiamo, da due secoli fa, dall'Ottocento, perché il Novecento non ho un po' di dubbio su questa cosa, che perché una mente crolli bisogna che anche il cervello stia male o che ci sia qualche nel supporto qualcosa che non va, però ci si accorge facilmente, come dicevo prima, appunto il pazzo con il corpo a posto, che ci possono essere malattie esclusivamente mentali. Quello che ancora si stenta un po' ad accorgersi è che il popolo ha sempre saputo, insomma, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, eccetera, eccetera, è che ci sono malattie mentali contagiose. Queste malattie mentali contagiose, il senso di colpa, per esempio. Cioè, io ho visto i bambini contagiati a 4 anni dal senso di colpa, che avevano più sensi di colpa di un reduce serbo, che non aveva sensi di colpa, o di un nazista, no? Perché aveva già immagazzinato. I bambini sentono che, non so, che vedono per esempio un mendicante e hanno ansia e sconvento perché penso che sia un padrone. E questo non perché? Non perché l'hanno prodotto loro il senso di colpa, no. Perché l'hanno assorbito. Certo. Ecco, il senso di colpa è una malattia contagiosa, molto diffusa, mentale. È possibile che ci siano attualmente, si vedono già abbastanza, delle malattie contagiose un po' più articolate di quella, e abbastanza nuove anche, nuove. La caccia alle streghe, cioè la paura delle streghe nel 500 era una malattia contagiosa, come il maccartismo a un certo punto ha contagiato, una malattia che ha contagiato per un po' gli americani negli anni 50, ma un po' più complicate, delle forme di demenza derivate da super stress, da paura, d'angoscia, eccetera, anche da mancanza di alimenti, no? Perché una mente occidentale ha bisogno di libri per star bene, deve avere libri. Deve avere libri, teatro, cinema, paesaggi chiari. Nutrimento. Se non ha questi nutrimenti è vulnerabile. Se oltre a non avere nutrimenti ha una serie di processi di autoillusione, di confusione mentale indotta per non accorgersi delle cose brutte che ci sono, di stress senza ricompense per troppo tempo. Non so, sto pensando per esempio alla persona, a un tipo di vita che, diciamo, due generazioni fanno sia il genitore sia il figlio
per lavoro fanno un'ora e un quarto di traffico al giorno, tutta la vita, poi vanno in pensione e muoiono. Ecco, quelli che sono di fronte a questa situazione hanno di fronte uno stress forte, non parlare di loro altro che se, però i loro familiari, le persone che li conoscono, quelli anche che li approvano apparentemente perché fanno carriera, sono esposti a un fortissimo stress, che è giustificabile se ha delle ricompense. Io faccio fatica, ma arrivo primo nella gara. Io soffro terribilmente corteggiando questa persona, ma poi c'è il congiungimento di questa persona. Ecco, la ricompensa non arriva. Per cui stress, a un certo punto si formano dei malesseri gravi. Il mio timore è che, un'ipotesi mia, è che si formino delle vere e proprie risposte malate a una situazione difficile del crollo. Queste risposte assumono la loro forma di nevrosi di massa e anche di isteria di massa e diventano contagiose, per cui delle forme di demenza che cominciano, non so, si diffondono da alcuni stati europei, detto tra noi, tra i focolai io metterei l'Italia. Demenza, da cosa si vede demenza? Demenza si vede dal livello di razionalità ai conflitti falsi. Io ho l'orecchio più grande del tuo. E allora? E soprattutto dalla distruzione del linguaggio. Cioè il linguaggio non serve più a descrivere la realtà. Si ritiene fino al riparo della realtà. Per cui sono tante parole che uno usa che non sa cosa vogliono dire, però stanno bene insieme, ma non vogliono dire niente. E le uso con le persone che usano anche tipo quant'altro, le uso con le persone che le usano anche loro. Non vuol dire niente, ma questo mi tiene al riparo della realtà. Questo è già un fatto demenziale, ma non demenziale allegro, no, demenziale clinico. Comunque, la diffusione di questo tipo di malattie sicuramente potrebbe essere un cataclisma del 2012. E come per tutte le epidemie, naturalmente, come si difende una persona da un'epidemia che si diffonde la maggior parte? Cosa c'era a Boccaccio quando c'era la peste a Firenze? Nel Decameron? Andava in collina per un po'. E lì ognuno raccontava storie e si passava il tempo. Fino a che non era passata l'epidemia. Si tratterebbe di andare in collina, interiormente. Poi se in collina uno fa anche il villaggio ecologico, va bene. Parli se in collina, tra virgolette collina. Certo. Cioè che non si è in mezzo a tutti. È difficile, però ripeto, è molto difficile, perché stare da soli è molto difficile. Non dico da soli nella foresta, ma essere diversi dagli altri è molto difficile. Se sei diverso insieme a un sacco di altri diversi, va bene, perché sei diverso, ma anche loro sono diversi come te, cioè sei diverso da quelli, ma uguale a questi. Invece questo è il periodo che la prova serve proprio essere diversi da tutti, che dal punto di vista pratico è la cosa più facile da fare, perché non richiede bibliografia, non servono maestri, cioè non esiste un maestro che ti possa spiegare come fai a essere te stesso, perché tu sei lo specialista mondiale, cioè nessuno conosce te ai livelli in cui ti conosci tu. Ma qualunque maestro al mondo al massimo ti può spiegare come fare a essere lui, che adesso non serve. Invece è molto bello essere se stessi. L'obiezione naturalmente è: ma io non valgo niente. Per ora, certo, quando uno, per esempio, per parlare di benessere, quando uno non fa ginnastica da 2 anni, mettiamo, e prova a fare i piegamenti, non vale niente. Però se non comincia a farli, se non si accorge di non valere niente, non,
non riuscirà mai più a fare un abbinamento. All'inizio c'è sì, la sensazione di non valere niente, adesso come singolo individuo è inevitabile, ma è solo l'inizio. Per dipingere con Raffaello ci sarebbero milioni di esercizi, anche nessuno da prescrivere. Si tratta di avere il tempo, disponibilità e vocazione. Vocazione. Il dire ti insegno gli esercizi per disobbedire è un insegnare. L'insegnare va molto bene nei periodi in cui tutto va bene. Va molto bene. Perché l'insegnare vuol dire, so, come il vigile si sacrifica perché sta in mezzo al traffico e i suoi bronchi peggiorano per farti passare a te più tranquillo. L'insegnante è una persona che appunto non fa delle cose perché tu e noi le faccia meglio, ecco, soggetto collettivo, bene, allora è un bel lievito della collettività insegnante, come il lievito si mette nel panno. Nei periodi di crisi c'è una dura selezione di cui si parla sempre nei testi sacri, cioè sulla cosiddetta arca c'è uno solo. Non è quando viene a sapere che c'è l'arca, non è che fa un'assemblea comunale, ma no, non ha dubbi e Dio non gli dice che prende qualcuno con sé. E tutto quanto, bellissima la conversazione, perché tutto quanto io, tu, Dio dice io e dice tu, non voi, tu. E anche il Vangelo, no? Molto, questa idea qui della selezione è fortissima. Due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. No? Che sulla terrazza non torni a prendere le cose che ci sono al piano di sotto. Chi si volta, chi mette mano all'aratro e si volta, addirittura lascia che i morti seppelliscano i loro morti, che è spaventosa, no? Proprio terribile come frase. Quindi diciamo, non è che si può insegnare agli altri a essere disobbedienti, perché ti obbedirebbero. Nel migliore dei casi ti obbediscono, che è il risultato che non ci deve aspettare. Peggiore. Perché ti porti dalla padella in una padellina più piccola. Semplicemente l'idea sarebbe, se qualcuno sa disobbedire, diglielo, almeno ti metti a posto la coscienza, cioè praticamente esponi un manuale di costruzione dell'arca, no? Poi sono importato a farlo, non è che dici devi farlo oppure devi imparare assolutamente perché così ho ragione e tu ti salvi, no. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Chi sa, e chi non sa, non sa che non sa. Non sa neanche che non sa. C'è questa, in questi periodi in particolare, c'è questa brusca divisione tra quelli che un po' intendono, che orecchi per intendere intendono, e gli altri che, nel senso stretto del termine, sono talmente ignoranti che ignorano di essere ignoranti, non sanno neanche di essere, ignorano tutto proprio. Questo indipendentemente dal livello culturale, può darsi che l'ignorante sia coltissimo, abbia letto per anni 500 libri l'anno, o almeno toccato, uno diverso dall'altro. E può darsi che una di queste persone che invece sanno abbia letto due libri l'anno. Però è toccato a lui di salvarsi, insomma. Diceva, mi viene in mente una frase, diceva Leonardo, che era molto bella, che diceva, se tu sei solo, tu sei 1000. Se sei in due, tu sei 500. Se sei in tre, in quattro, se sei in 1000, tu sei uno, se sei in 10.000, sei meno. E Leonardo diceva, bisogna essere salvatici. Salvatico è quello che si salva.
molto bello, è un gioco di parole molto leonardesco perché è macchinoso, no? Sì. Salvatico verrebbe la selva, però lo collega con la salvezza, non è male. Da qui probabilmente a quel tempo andava, sapevano cos'era l'ebraico, per cui questo gioco di parole è possibile se si calcolano solo le consonanti. Nell'ebraico sono le consonanti, per cui probabilmente c'è anche questo, questo è secondario. Bello come gioco di parole, molto bello. In alcuni periodi dà l'idea che Leonardo avesse dei disturbi, no? Così che uno schifo, esatto. In altri periodi come il nostro dà proprio l'idea, meno male che l'ho sentito a questo gioco di parole. Mi sentivo solo, adesso so che non è un'altra cosa. Non sono solo, sono diverso. Una cosa forse da precisare è questo che diciamo, che dico, non ha niente a che fare con l'autostima. Niente. Che invece è un oppiaceo che viene, che va bene per le persone molto malate di nervi, no? Dove stare l'autostima restano buoni. È un calmante, un selettivo. Adesso non occorrono selettivi. Gli indignados sono buffi, ma uno che adesso sia veramente arrabbiato ha proprio ragione. E si è accorto di essere da un pezzo. Quindi essere arrabbiati vuol dire essere arrabbiati sia con le cose come vanno fuori, ma anche con se stessi. No? Cioè avere la sensazione che non mi stimo minimamente, cioè quello che so di me è roba da buttare via. Ma scherziamo, cioè se io voglio salvare quello che sono stato fino adesso, con un po' di autostima, sono perduto, non è il momento. Bellissimo invece in questo momento è dire ho sbagliato tutto, meno male che lo so. C'è anche la canzone di Edith Piaf, no? Je ne regrette rien. Sì. Bello, no? Tutto quello che ho fatto è payé, balayé, oublié, je m'en fous du passé. No? Cioè tutto quello fatto è pagato, saldato, dimenticato, il passato non importa più, ma nel senso che non voglio più giustificare. L'autostima serve invece giustificare il passato anche di stamattina, per esempio. C'è un bellissimo modo di dire ebraico per dire l'età, che adesso è normale, però per la prima volta non pare nella Bibbia e sembra un'innovazione. Dunque, per dire io ho 54 anni, in inglese, lui in italiano io ho un possesso, no? È una ricchezza, quindi non ho mollo. In inglese è terribile, okay? I am, io sono un numero, I am 54, io sono. In ebraico si dice, per dire quanti anni hai, no? La domanda è ben kamata, che sarebbe di quanto sei figlio? E la risposta è io sono figlio di 54 anni. Cioè, io non ho 54 anni. Ci sono qua 54 anni passati, io sono quello che viene dopo. L'anno prossimo, nel 55, io sarò quello che viene dopo, ma non ho rapporto stretto. Sì, ci conosciamo, siamo parenti nel 55, però io non sono loro, io sono appena nato. In ogni anno della mia vita, io sono appena nato. È un modo di dire bellissimo, molto bello.